Grazie.
Grazie.
sì. Cappelluna. Your love it makes me melt away, makes me melt away. Your touch just makes me melt away on the summer day. Your love it makes me melt away, baby, right away. You make my body hot for you. Run down like an ice cream cone. Slow motion, girl, from top top. Yeah, like that, keep it up like that, girl. My lady, this loving won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay. Allora, siamo tradizionalmente al mercatino di Semonzo, in comune di Borso del Grappa. Ci mancava, finalmente, dopo tanta pioggia, no? Riusciamo a parlare con Ivan, titolare della Pesca San Marco, di Casoni di Mussolente, l'attività. Esatto. Quando è nato, un po' di storia dell'attività, prima di tutto. Siamo nati inizi anni 90 come ingrosso e poi metà anni 2000 ci siamo un po' trasformati anche in minuto, insomma, e continuiamo con buoni, abbastanza buoni esiti, visto anche il periodo un po'. Sì, il periodo un po' particolare. Voi fate praticamente sia i mercati, avete anche una pescheria di famiglia a Casoni? Sì, i mercati pochi, 5 alla settimana, e la pescheria lì in sede. In sede direttamente. Esatto. La filosofia nella scelta del pesce e nell'offerta del pesce qual è? Intanto cercare sempre pesce bello, fresco, se possibile non strano, e a buoni prezzi, e cercare di rivenderlo il prima possibile, così la gente lo trova bello, fresco, profumato. Poi ho visto che puntate molto sul consiglio anche per cucinare. Avete un sito dove date dei consigli anche? Sì, abbiamo un sito, ricorda www.pescheriasanmarco.it, e piano piano stiamo mettendo 2 o 3 consigli al mese. Certo, così il consumatore... Interessante, non ricette, proprio consigli come pulire, come fare, qualche trucchetto del mestiere. Così sanno come scegliere il pesce anche da voi dopo, sapete. Sì. Che non c'è problema, anche perché sento che il consumatore è contento quando viene qua, no? Perché sai che noi giornalisti abbiamo la vista lunga e le orecchie fine, anche se siamo sordi, però sentiamo anche quello che non dovremmo sentire. Scherzo, una battuta ovviamente. Ecco, in una zona di montagna e di pedemontana, com'è il consumo di pesce? Il consumo di pesce, insomma, sì, c'è, però non è che mangiano pesce tantissimo. Chi lo mangia una volta alla settimana, chi lo mangia un mese, chi lo mangia ogni 1 o 3 mesi, capito? Sono abitudini varie, diciamo. Esatto. Così, però non manca mai sulle tavole dei consumatori, diciamo. Come vedi il futuro? Cosa c'è dietro l'angolo della pescheria San Marco? Il futuro del pesce, insomma, lo vedo un po' non tanto pescoso, perché sì, ogni anno che passa qua vedo sempre meno pesce. Certo. Buono, specialmente, e sempre più pesce così e così. E questo è un problema. Pescheria San Marco, cerchiamo di tirare avanti, cerchiamo di dare il miglior servizio possibile, e sperando che si possa sempre continuare, guadagnare e così, giusto, via dicendo. Diciamo, esatto. Così. Ecco, quindi buona scelta, selezione a monte di pesce qualitativamente ineccepibile, un buon rapporto con i clienti, vedo che quasi come essere una vecchia osteria, perché qua gli consigliate, gli dite come va cucinato, insomma, questo fa piacere, perché vuol dire che c'è chi lo chiede, volentieri glielo diamo. C'è un rapporto così. Bene, vuoi ricordare i giorni di mercati, dove li fai, così, insomma, dove ti trovano? Allora, faccio Semonzo il martedì mattina, Castello di Godogo il mercoledì, e giovedì faccio una zona nord di Tiene, il pomeriggio sempre di giovedì a Carré Chiupano, sì. E il venerdì mattina un mercatino nuovo a Campagna Alta di San Martino dei Luperi. Certo. E dopo li potete trovare sempre a Mussolente, a Casoni di Mussolente, nella sede storica della famiglia. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. Grazie Ivan. Arrivederci e grazie a voi.